Mi diria che il futuro della lenga piemontesa è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Dove va questo filo? Qua, questi due. L'anno scorso, 2017, in Italia sono state prodotti più di 90.000 tonnellate di rifiuti R2 e che soltanto una parte ancora viene recuperata o gestita in maniera corretta anche in termini di smaltimento. Alcune materie prime finiranno, quindi sicuramente il modello produttivo in generale deve un po' essere ripensato. Uno dei nostri claim è questo: coi ricambi trasmettiamo il gusto di riparare, che è la nostra ragione d'essere, quindi la riparazione fa bene ai prodotti, fa bene alle persone, fa bene all'ambiente, fa bene all'economia. Regeneration è un progetto che parte da Astelav, è un progetto di economia circolare che riguarda il recupero di RAE, che sono rifiuti elettrodomestici, che vengono da noi recuperati avendo l'autorizzazione, portati in un laboratorio, riparati e rigenerati da persone che avevano perso il lavoro ma avevano le competenze per fare questa attività, e rivenduti in un negozio in Borgo Dore, in via Mameli a Torino, o su un sito web www.regeneration.com. Astelav è una società specializzata nella distribuzione di ricambi per elettrodomestici con clienti in Italia e in più di 70 paesi nel mondo. Regeneration parte da Astelav e parte dall'esperienza di Astelav nei ricambi. Noi i RAE li acquistiamo dalle aziende che fanno la logistica per chi vende prodotto finito. C'è una legge che si chiama uno contro uno, per cui quando un utente acquista un elettrodomestico nuovo, chi glielo vende ha l'obbligo di ritirare il vecchio. Nel momento in cui lo ritira diventa RAE. A quel punto, prima che vada in triturazione, viene da noi acquistato, li facciamo arrivare nel nostro laboratorio che è attrezzato. A quel punto c'è un processo che noi chiamiamo proprio produttivo. Dobbiamo fare una diagnosi, identificare i ricambi necessari a far rifunzionare il prodotto. A quel punto dai tecnici viene effettuata la riparazione, poi c'è un processo di igienizzazione e sanificazione dell'elettrodomestico fino a portarlo a nuovo. Noi fin dall'inizio dell'attività abbiamo iniziato una bellissima collaborazione con CERMIG, Arsenale della Pace di Torino. Il CERMIG è un'attività di volontari che aiutano diverse realtà, diciamo persone in difficoltà. Partendo dal CERMIG abbiamo identificato questa esigenza, cioè non solo chi acquista il nuovo si disfà o di un vecchio elettrodomestico, ma anche chi non ha più bisogno di un elettrodomestico perché deve svuotare una casa, perché trasloca, eccetera, può donare a Regeneration un elettrodomestico. Era necessario dare una risposta a un'esigenza forte sul territorio, che era quella del lavoro. Quindi cercare per Regeneration, per il laboratorio e non solo per il laboratorio, persone che avevano competenze negli elettrodomestici in vari ambiti, persone che lavoravano presso industrie che producevano elettrodomestici che hanno chiuso, affiancando, sempre grazie alla collaborazione con CERMIG, persone che avevano delle potenzialità, quindi più giovani, quindi non avevano l'esperienza, ma avevano delle buone capacità, delle buone propensioni. Regeneration impiega 8 persone, di cui 6 sono tecnici in laboratorio e 2 sono persone
dedicate alla vendita del prodotto. La risposta è molto buona, soprattutto per la vendita diretta nel negozio, perché il prodotto spesso viene visto, molte volte non i clienti si stupiscono di quanto siano belli, efficienti, puliti e sembrano nuovi alcuni di questi elettrodomestici. La vendita online sta crescendo, è chiaro che è un processo un po' più lungo, però è un'attività che comunque sta andando bene, quindi questo ci spinge anche ad aumentare la produzione, l'attività di laboratorio e quindi a impiegare anche nuove persone per portare avanti il progetto. Italia che cambia sono, secondo me, le buone pratiche dei giovani che hanno delle idee e possono metterle a valore, con l'esperienza magari dei più anziani che hanno ancora voglia di fare e di attivarsi per il bene comune. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.